Il traffico illecito di pellet su ampia scala finisce sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza di Vicenza e sulle pagine di cronaca. Le fiamme gialle beriche hanno approfondito le dinamiche del mercato dei combustibili, facendo emergere traffici di materiale privo della certificazione di qualità obbligatoria e della prevista etichettatura. Aspetto importante che si traduce nella salute del cittadino, vista la necessità di vigilare sulle emissioni nocive. Sono finora 5 le imprese messe sotto indagine nell'ambito dell'operazione denominata Quo Venis, nel tentativo di rintracciare i movimenti del bene di consumo utilizzato nel riscaldamento domestico, ma illecitamente messo in commercio. A Camisano Vicentino, Torre Bellicino e Zanelle, ispezioni principali poste in campo nel corso delle indagini. Sono in tutto 384 le tonnellate di pellet sequestrate perché poste in vendita all'ingrosso con false certificazioni di qualità, mendaci indicazioni di origine e violazione del codice del consumo. Bancali su bancali con sigilli del GDF stipati in capannoni che dovranno rimanere congelati fino al dissequestro, per un valore al dettaglio dei sacchi che supera i 100.000 euro. In tema di salute, l'uso di tali prodotti non certificati, laddove sussistano dubbi sulla provenienza e sui controlli a cui sono sottoposti, comporta l'aumento di inquinamento atmosferico a causa delle emissioni di polveri sottili. Sull'etichetta, oltre alla tipologia indicata dal marchio, deve essere apposto un codice riconducibile all'ente produttore certificato, indispensabile per verificare l'idoneità e la sicurezza del prodotto.